Le tecnologie per caratterizzare le varie forme e mutazioni di tumore si sono molto evolute negli ultimi anni. Durante la quinta edizione del Congresso nazionale della SIAPEC, la Società Italiana di Anatomia Patologica, Citologia Diagnostica, Divisione Italiana dell'International Academy of Pathology, è stato presentato anche un nuovo progetto della SIAPEC, il progetto Vita. Abbiamo cercato di capire meglio questo progetto. E di cosa si occuperà con il professor Antonio Marchetti. Il professore è membro del consiglio direttivo della SIAPEC. Professore, oggi ci sono tantissime mutazioni rare dei tumori. Questo tantissime, come potremmo rapportarlo numericamente? Quanti pazienti potrebbero essere coinvolti in queste mutazioni rare? Allora, i tumori sono delle patologie del DNA che quindi si sviluppano, progrediscono e poi si diffondono metastatizzando per una serie di mutazioni geniche che si accumulano nel DNA. Quindi è una patologia mutazionale. Però non tutte le mutazioni sono uguali, ci sono delle mutazioni molto frequenti in alcune forme tumorali e mutazioni rare. Mentre le mutazioni frequenti sappiamo che esistono ad una determinata frequenza e le possiamo andare a ricercare facilmente, è molto più difficile andare ad individuare le mutazioni rare, perché questo aumenta notevolmente i tempi e i costi per le analisi. Potrebbe diventare spropositato il costo, di un'analisi mirata specificamente a una determinata mutazione rara in un tumore. Però è anche giusto andare incontro ai pazienti e a chi ha queste mutazioni rare. Quindi, come gruppo della SIAPEC di cui lei fa parte, cosa avete pensato? Qual è il progetto che sta per partire? Una possibilità per mettere in evidenza queste mutazioni rare è quella di utilizzare un mezzo che veda contemporaneamente tante mutazioni o tutte le mutazioni possibili nel tumore. Questo mezzo esiste, si chiama Next Generation Sequencing, un sequenziamento massivo parallelo che permette di sequenziare contemporaneamente anche tutti i geni del DNA. In realtà, però, questo tipo di test è un test che ancora non si è diffuso, ha dei costi piuttosto alti. E conseguentemente non è praticabile immediatamente estenderlo a tutti i tumori, perché quello che è venuto fuori negli ultimi anni è che queste mutazioni rare sono in realtà presenti in tutte le forme tumorali o in molte forme tumorali, rendendo quindi ancora più ardua la loro localizzazione. A questo proposito, quindi, la nostra società ha sviluppato un progetto che inizialmente uno studio pilota è stato attivato nel centro dell'Università di Chieti, a una serie di centri, saranno circa 10 in Italia, che porteranno avanti un nuovo approccio che ci possa permettere di evidenziare queste mutazioni rare nei tumori. Poiché queste mutazioni rare non sono così rare, perché possendo essere presenti in tutti i tumori possibili, abbiamo 350.000 casi di tumore in Italia ogni anno, possiamo valutare che circa 10.000 casi all'anno hanno mutazioni rare che potrebbero anche essere bersaglio importante di particolari farmaci. Noi ci dobbiamo mettere nelle condizioni di venire incontro a questi pazienti. Da qui nasce questo progetto, ossia perché di cui vi parlavo, che abbiamo Il definito. progetto Vita. Sì, abbiamo definito progetto Vita perché l'intento è proprio quello di scovare questi aghi nei pagliai, queste mutazioni estremamente rare, con una tecnologia innovativa che parte dall'Italia, in qualche modo potremmo dire, in questi termini. Ecco, innovativa e nel dettaglio cos'è che farete? Nel dettaglio noi andremo mirati su alcune mutazioni che sappiamo essere poi trattabili con farmaci già disponibili o che saranno a brevissimo disponibili e valuteremo la presenza di queste mutazioni non studiandole in un tumore specifico di un paziente, ma contemporaneamente sui tumori di molti pazienti su uno stesso supporto. Noi possiamo valutare 30, 50 tumori di pazienti diversi su uno stesso supporto, riducendo quindi i costi dei reagenti e anche e soprattutto i tempi per le analisi. In questa maniera noi possiamo identificare degli spot positivi che corrispondono alla presenza di una determinata mutazione, che poi può essere definita meglio, valutata, validata all'interno di un percorso, possibilmente nell'ambito della rete nazionale NGS, che è una rete che si è sviluppata in questi ultimi anni proprio per diffondere la tecnologia innovativa di cui vi parlavo, che poi permette di valutare con precisione queste mutazioni indagate tramite uno screening.
contemporaneo su tumori diversi. Ecco, ci diceva appunto su tumori diversi, quali tumori in particolare andrete a analizzare? Il progetto Vita parte soprattutto sui tumori dei giovani. Abbiamo pensato che dovendo fare una scelta, ed essendo più frequenti queste mutazioni nei tumori giovanili, partiremo con un iniziale progetto sui tumori dei giovani, quindi andremo a cercare queste mutazioni rare nei tumori dei giovani.